Incontri brutti di Davide Cerullo. È il primo della sua famiglia ad entrare nella malavita organizzata a 10 anni. Vende droga ed è ricercato dalla polizia. A 14 anni guadagna cifre notevoli vendendo la morte e riceve in regalo la sua prima pistola. La sua piazza è Scampia, dove vende eroina bianca, fumo e cocaina. A 16 anni il primo arresto. A 17 un conflitto a fuoco con clan rivali. È cresciuto con il piacere del crimine. Da grande voleva fare il camorrista. A 18 anni il primo arresto da maggiorenne, Poggio Reale. Lì scopre un libro e succede qualcosa. Questo è il peggio di Davide Cerullo. Adesso facciamoci raccontare da lui il meglio. Eh sì, bisogna proprio fare giustizia per certi posti. E lo devo dire, non posso non farlo. E io ho commesso dei reati, e questo è importante saperlo. Non l'ho fatto perché sono nato a Scampia, ma potevo nascere anche qua e fare e compiere le stesse cose probabilmente, perché Scampia non è solo a Scampia. È successo quello che mi è successo perché non ho avuto gli strumenti necessari per potermi difendere. Guardate che è fondamentale pensare, e ve lo dice uno che ha fatto fino alla quinta elementare, e io a scuola ci volevo andare, e voi me lo insegnate, che l'istruzione è il più grande atto di democrazia e di libertà. Se manca sei fregato, perché è molto difficile, difficilissimo, che chi legge poesia difficilmente può essere ingabbiato in qualsiasi potere, non solo quello malavitoso. Io sono stato riesumato dalla poesia. C'è qualcosa di molto più forte dell'infelicità, della disperazione, e questa è la speranza. E allora c'è stato bisogno. Io sono felice di poter sentire forte, quasi prepotentemente dentro, la certezza che io possa essere più forte. E questo è importante per tutti. Cioè, noi ci possono rubare il cellulare, la borsa, il denaro, ma ci sta una cosa che non ci può rubare più. È la parola. La parola, la forza sanitaria della parola, che io dove la vado a scoprire? Nel posto meno possibile, nel buio di una cella del carcere di Poggio Reale, a Napoli. Forse il peggiore carcere di Napoli. Proprio lì, nel padiglione Avellino, stanza 31, tornando dall'ora d'aria, dove eravamo 25 persone, perché era la stanza più grande, trovo sul mio lettuccio un libro. Il libro che racconta la storia del più grande psicanalista di tutti i tempi, Gesù. E lì dentro, spogliandolo, trovo il mio nome, Davide, perché la malavita mi aveva tolto pure il nome. Io mi riconsegno il nome, Davide. Avere il proprio nome significa avere la propria identità. Significa potersi dare la direzione per la propria strada, per il proprio cambiamento. C'è stato un giudice, perché io poi a Scampia sono tornato. Sono tornato perché ho sentito forte di mettere in campo la mia quota di responsabilità. C'è stato un giudice, non lo so se ve lo ricordate, si chiamava Paolo Borsellino. Ha detto una cosa bellissima. Gliel'ha detta a sua sorella. Dice: Palermo non mi piaceva, poi ho capito. Bisogna amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare. Bellissimo. Io non voglio sentirmi staccato da voi, dal vostro territorio, perché Scampia non è solo Scampia. Anche qua avete sicuramente la vostra piccola Scampia. Pensate che noi
È proprio vero, nasciamo più dagli incontri che facciamo che dai libri che leggiamo. E a me è stato necessario un incontro. E un incontro con una persona che viene proprio da Bergamo, una suora, Suor Monica Ridolfi, una donna pazzesca, una donna che non aveva paura di sporcarsi con quella realtà, una donna che era convintissima che gli irrecuperabili non esistono, solo un'invenzione della nostra cattiva volontà. Non esistono cattivi ragazzi. Cambiate il modo di vedere, buttate giù il velo di cataratta verso Scampia. Se continuate a vederla e a conoscerla solo per sentito dire o all'immagine che vi arrivano attraverso Gomorra, difficilmente riusciamo a creare la relazione. C'è stata una donna, una nonnina che andava all'ospedale a trovare la sua nipotina, e a un certo punto questa nipotina stava male e la nonna fa: amore di nonna, prega, prega, prega Dio. E la nipotina fa: nonna, ma Dio non esiste. E la nonna dice: e tu fallo esistere. Bisogna ritornare a far riesistere la bellezza. Bisogna tornare a far riesistere il senso dello stupore di fronte alle cose. E i nostri bambini giù hanno bisogno proprio di essere riabituati, i loro occhi hanno bisogno di riabituarsi alla bellezza. È su questo che dobbiamo lavorare. Di male, di traumi al mondo ce ne sono già troppi. Noi abbiamo una tremenda responsabilità verso il nato fragile, perché è nato già un territorio fragile. E quindi noi cosa facciamo? Ecco perché ci stiamo incontrando adesso, per quanto mi riguarda, con me. Ci stiamo incontrando perché vogliamo tornare a riscoprire il giorno, a riabitare il mondo e abitarlo in una maniera, vogliamo abitare poeticamente il mondo, come il contemplativo. Chi è il contemplativo? È uno che si prende cura del mondo. Noi dobbiamo ritornare a ripartire, a piantare alberi. E voi qua lo fate, perché Bergamo la conosco bene, ho girato tantissimo. Tantissimi giovani piantano, ognuno di noi dovrebbe piantare un albero nella nostra vita. Oggi ne dobbiamo piantare molto di più, ritornare alla terra. Io sono tornato giù e ho visto che potevo contare molto poco sulle persone. Allora sapete cosa ho fatto? Ho convocato degli animali, un asinello che si chiama Ciro, è molto intelligente, una capra, due pecore, le galline, i conigli, un riccio e tante piante. Abbiamo recuperato uno spazio abbandonato, dove non diceva niente, perché era abbandonato. Quando si abbandona un posto, cosa diventa? Si creano dei vuoti e dentro ci va a finire di tutto. Noi abbiamo recuperato quello spazio verde perché abbiamo capito che bisognava ricominciare dalle piante. Scusate, vi dico una cosa, perché voi qua avete subito tanto, però avete pensato che da quando per il problema pandemico la gente ha cominciato a morire e la natura ha ricominciato a vivere? Pazzesco! Allora vuol dire che dobbiamo riconciliarci con la terra, con quella che forse è l'elemento migliore per poter capire che cos'è la vita e anche la morte, perché sono due cose che camminano insieme. Allora mi sono messo a pulire, ci siamo messi a pulire insieme ai bambini, perché i bambini hanno capito subito che con gli animali, con la terra e con le piante potevano avere la possibilità lì a Scampia di poter essere dei bambini. Questo è fare politica, quello che ci stiamo dicendo adesso, secondo me.
e prendersi cura del mondo e tornare a fare il pane. Abbiamo bisogno di poeti, di gente che sa fare il pane. E più che l'anno della crescita c'è bisogno l'anno dell'attenzione, l'attenzione a chi cade, a chi cresce. Questo senso dell'attenzione verso l'altro, che è lo specchio della riuscita della nostra vita, soprattutto se parliamo di bambini. E allora abbiamo cominciato a pulire. Sapete che Scampia e molti ragazzi che vengono dal nord, anche da Bergamo, giù a Scampia si scoprono arricchiti, imparano a vivere lì a Scampia, dove sembra che si possa immaginare che si possa solo morire là. Non è così. C'è un grado di umanità che non troverete da nessun'altra parte. E poi dobbiamo sentirla questa responsabilità. Di fronte ai bambini delle Scampie del mondo siamo tutti responsabili, tutti. Nessuno escluso, nessuno. Perché noi diciamo che i giovani sono il nostro futuro, ma come facciamo a dirlo? Non è vero. Se non lo siamo noi, come possono essere loro? No? Quindi dobbiamo ritornare a rinnamorarci, ad aprire gli occhi sul senso della vita, soprattutto per quanto riguarda la natura, gli alberi. Dobbiamo ritornare a riscoprire e a rimparare il sentimento che ci hanno verso di loro, come comunicano, come riesce una pianta che beve meno dell'altra, l'altra che ha più acqua sotto attraverso le radici gli dà acqua. Pensate che poesia. Da noi è arrivato un pioppo, io non l'ho piantato, l'ha portato qualche uccello. Pensate che bomba che è questa cosa. Pensate che meraviglia. Abbiamo bisogno di questo. Ma guardate, permettetemi, noi se non impariamo da quello che ci è successo e da quello che vi è successo soprattutto, vuol dire che l'umanità è qualcosa che non è ancora avvenuta. E allora c'è tanta strada da fare, bisogna fermarsi. E a me, quando ero nella malavita, mi dicevano: chi si ferma è perduto. Oggi è vero il contrario, bisogna fermarsi per non perdersi. Bisogna riscoprire il giorno. Pensate che noi diamo per scontato. Io ho sentito qualcuno, quando ha cominciato a piovere, qualcuno ha detto: ma che giornata di merda. Subito facci, chissà che giornata volevamo, no? Sembo sole. Ma come? Meno male, ci sono alcuni posti del mondo dove stanno pregando perché viene giù la pioggia, che non piove. Capite? Dobbiamo rivedere un po' di cosa, un po' di cose. E allora, quando i bambini vengono all'albero delle storie, io vi invito a venire giù, quando vengono lì non vogliono tornare più nelle loro case, perché le considerano gabbie, come molte scuole della nostra Italia. Bisogna riscrivere un Pinocchio all'incontrario, perché ci sono dei bambini che sono normali a scuola, escono che sono dei burattini. Vi devo lasciare, e vi voglio lasciare con un pensiero di responsabilità, ed è quello che credo. Se lottiamo insieme per un paese migliore, non ho in mente un futuro con più soldi, più macchine, più beni di consumo, ma una scuola che sia davvero per tutti, una sanità che funzioni per tutti e di buon livello, un paese che accolga e sostenga chi viene da guerra e povertà. Ho in mente la parità vera tra uomini e donne, ho in mente gente che si incontra e decide insieme come crescere con impegno civile. Non lotterei mai per aumentare il consumo di cose, spacciando la schiavitù ai padroni come democrazia,
regalata dalle leggi di mercato. La democrazia è un'altra cosa, è l'impegno a rendere perseguibile la felicità per tutti. Grazie. Forza.